Ritrovati con il vostro Gianluca B e con la seconda parte del ciclo di funzionamento della lavabiancheria della serie di tutorial È giusto sapere che. È giusto sapere, no, è giusto sapere che è l'errore che ho fatto la volta scorsa, quindi è giusto sapere, questo è giusto sapere. È il nome della serie di tutorial, è giusto sapere. Oggi più che il ciclo di funzionamento che ve l'ho spiegato nel primo tutorial, oggi ci concentreremo su i vari step che esegue la lavabiancheria quando noi andiamo a dare l'avvio. Partiamo dalla cosa più basica. Prima cosa, dobbiamo caricare di biancheria il cestello. Andiamo a chiudere l'oblò. Qui è raffigurato un sistema di controllo meccanico. Noi prendiamo invece in considerazione un sistema di controllo elettronico, perché è quello che ormai al 100% hanno tutte le lavabiancherie, sia di oggi che ormai da un paio d'anni. Quindi, una volta caricato il cestello, chiuso l'oblò, vado ad avviare tramite un tasto di on off, ad accendere la lavabiancheria, oppure tramite un selettore dei programmi che fa anche da on off, da accensione. Vado a selezionare il mio ciclo di lavaggio, cotone, sintetico, quello che voglio. Poi qui ci sarà un display che può essere LCD o un piccolo display con dei tasti dove ci sono le opzioni e le funzioni, e andrò a scegliere in primis la temperatura, la velocità di centrifuga, poi le opzioni che possono essere extra risciacquo, prelavaggio, sistema antipiega, eccetera eccetera. Una volta fatta questa operazione di impostazione, vado a dare l'avvio tramite il tasto avvio pausa. Cosa succede al momento che vado a dare l'avvio? La prima cosa che tutte le lavabiancherie fanno, vanno ad agire su il blocco porta o l'elettroserratura, come preferite chiamarlo, e va a chiudere l'oblò. Voi non potete più aprire l'oblò, ok? Poi, secondo step, inizia a prelevare l'acqua, seguite bene la mano, inizia a prelevare l'acqua dal dispenser e dal vano cassetto prelavaggio. Preleverà l'acqua per qualche secondo, non tanto di più, diciamo tra i 5 e 10 secondi, ma anche meno, diciamo 5, dove quest'acqua andrà a finire tramite sempre manicotto di carico, dispenser detersivo e vasca, andrà a finire sul fondo della vasca, e serve questo secondo step, andrà a attivare il sistema Ecosfera. Cosa comporta? Come funziona questo sistema Ecosfera? Qui c'è
praticamente un nel manicotto vasca filtro all'inizio proprio della bocca della vasca, sul fondo della vasca, è fatto ad imbuto. La parte iniziale del nostro manicotto vasca e filtro, che è quello che porta, collega la vasca al filtro, dove c'è poi la pompa di scarico. E lì internamente, in questa tipo di imbuto, perché è fatto tipo imbuto, quindi qui è la parte più larga, ovviamente, poi va giù tipo imbuto, perché così, c'è una sfera di plastica che questa entra in funzione proprio quando la nostra lavabiancheria, come secondo step, fa una breve precarica, infatti viene definita precarica, nel vano cassetto prelavaggio. Come vedete, qui viene fatta una breve precarica, ripeto, tra i 3 e 5 secondi circa, dove va a fare attivare, scorrendo l'acqua lungo la vasca, le pareti della vasca, va a finire, arriva sotto a questa sfera nel manicotto vasca e filtro, si riempie e fa alzare questa sfera e va a chiudere, perché poi nella bocca, qui nella bocca di scarico della vasca, c'è un anello, o meglio chiamiamola ghiera di plastica, dove viene incastrato, adesso io ve lo dico in modo molto semplice, è fatto a incastro la parte superiore, o meglio il labbro del nostro manicotto vasca e filtro. E questa pallina, quando si alza, perché l'acqua di precarica scende e va a riempire la parte inferiore del questo manicotto, della testa del manicotto, chiamiamola così, fatta tipo a imbuto, quindi larga, si riempie e spinge la pallina dove c'è questa ghiera, ok, e va a chiudere lo scarico dell'acqua, dove qui nel foro della vasca c'è il manicotto fatto a imbuto con la pallina ecosfera, come viene definita ecosfera, in modo che il detassivo che viene prelevato nello step successivo non vada disperso lungo il manicotto di scarico, vasca e filtro. Una volta le vecchie lavabiancherie caricavano direttamente subito l'acqua. Le vecchie lavabiancherie, parliamo di 30-40 anni fa, caricavano subito acqua e detersivo dal dispenser, e la maggior parte del detersivo andava disperso lungo il manicotto, questo qua. Una buona parte del detersivo andava disperso lungo questo manicotto e rimaneva depositato qua, quindi andava sprecato e oltretutto creava anche calcificazione, perché rimanendo col tempo depositato lì, non venendo utilizzato, si depositava lungo il manicotto, che si chiama manicotto vasca filtro, che è quello di scarico, e col tempo faceva le incrostazioni, si calcificava. Ecco perché poi successivamente
specialmente aziende tedesche, nomi non marchi come AEG, le vere AEG, non parlo quelle passate successivamente al gruppo elettrico, ma le vere AEG made in Germany all'epoca, ma non solo loro, ma anche le Costrutta, le Bosch, le Siemens, le Miele, loro sono stati i primi a utilizzare il sistema Ecosfera. Ancora parliamo nei famosi anni 80, quando ancora noi, produttore che avevamo delle aziende in Italia di prestigio che producevano elettrodomestici e lavagiaccheria, loro erano già, avevano già anticipato i tempi tedeschi con questo sistema Ecosfera, che serviva infatti a non sprecare il detersivo, che non andasse sprecato il detergente e venisse utilizzato al 100%, e tutt'oggi ancora ce l'hanno e viene impiegato ormai in tutte le macchine tranne quelle col sistema di ricircolo. Ma questo argomento di lavabiancherie col sistema di ricircolo o di premiscelazione o di emulsione ne parleremo in un altro tutorial, ok? Rimaniamo fermi sui vari step che eseguono le lavabiancheria con la gestione elettronica ormai di questi ultimi anni e anche di questi ultimi tempi al giorno d'oggi. Dopo aver fatto questa operazione di caricamento dell'acqua nel vano cassetto detersivo, raggiunge un livello che viene definito livello primo livello, che è il livello basso. La lavabiancheria poi inizia ad eseguire lenti rotazioni tra i 30 e i 35 rpm al minuto, che questa si viene definita fase di imbibimento. In base a queste rotazioni lente e man mano che le rotazioni lente fanno ruotare la biancheria su se stessa assorbendo l'acqua, man mano che il livello si abbassa, perché la biancheria assorbe l'acqua, il presostato non meccanico ma un presostato lineare, che è un presostato elettronico che lavora con delle frequenze, ovviamente frequenze gestite da un software, dal software della lavabiancheria, va a rabboccare per mantenere quel livello, anche se il primo livello, che è il livello basso, viene mantenuto sempre, diciamo, stabile, perché poi dipende anche dalla quantità di biancheria e quanta acqua viene assorbita. Comunque vengono fatti dei cosiddetti rabbocchi, quindi quando il livello scende fino a un certo limite viene rabboccato tramite sempre il cassetto, il vano cassetto detersivo del lavaggio principale, questo che vedete, che io vi sto segnando. Una volta, quindi teniamo conto che può durare tra i 10 e i 15 minuti questa fase di imbibimento e di riconoscimento anche del carico, perché viene fatto anche il riconoscimento del carico. Cosa succede dopo questi 10-15 minuti e i vari rabocchi che verranno effettuati dalla nostra lavabiancheria grazie all'elettronica che gestisce tutte le fasi e tutti gli step? Inizia a
portare le rotazioni non più lente ma tra i 48 e 52 giri al minuto, quindi con delle rotazioni più veloci, e aziona anche la fase di riscaldamento. Inizia la fase di riscaldamento e fa queste rotazioni con delle pause, quelle poi dipende da casa a casa, che possono essere pause un po' più lunghe, tipo non so 5 secondi o 6 secondi di pausa e 15 secondi di rotazione, che possono essere sia entrambi i lati, quindi entrambi i sensi, orario e antiorario, quindi 15 secondi di rotazione orario, 6 secondi di pausa e altri 15 secondi di rotazione in senso antiorario. Però quello dopo può variare qualcosa casa da casa produttrice a casa produttrice, da azienda a azienda, che magari decidono no, io nella fase di riscaldamento voglio iniziare con le rotazioni intensive, quindi intensive vuol dire con 2 secondi di pausa e 25 secondi tra i 25 e i 30 secondi di rotazione anche nella fase di riscaldamento. Lì va in base a scelta dell'azienda produttrice. Però questi sono i passaggi che una lavabiancheria di gestione elettronica fa. Ecco, quindi qui avremo sotto un motore a spazzole, o meglio a collettore in termini professionali. Perché il motore a collettore? Che ormai oggi come oggi, negli ultimi anni, sta venendo sempre, diciamo, quasi non più utilizzato, solo nei, diciamo, nelle lavabiancherie di fasce molto economica. Sennò ormai la maggior parte, se non diciamo l'80%, hanno tutte il motore inverter a magneti permanenti. Poi sui motori, a differenza dei motori inverter a magneti permanenti o quelli a collettore o quelli direct drive, cioè quelli direttamente collegati alla vasca, ne parleremo in altri tutorial. Però adesso soffermiamoci sugli step che la lavabiancheria esegue nella fase del suo ciclo di lavaggio. Quindi, una volta raggiunta la temperatura, ok, che è partita, come vi ho detto prima, che è partita la temperatura, il ciclo di lavaggio, e arrivata a temperatura, cosa succede? La lavabiancheria può cambiare tipo di rotazioni, cioè eseguire delle rotazioni più intense, o mantenere le stesse se sono già intense, cioè come vi ho appena detto 2 secondi di pausa e 25-30 secondi di rotazione entrambi i sensi, oppure quelle che prima facevano delle rotazioni più, diciamo, 15 secondi di rotazione entrambi i sensi e 6 secondi di pausa, possono passare a rotazioni più intensive, tipo come quella che vi ho appena citato, 2 o 4 secondi di pausa e 30 secondi di rotazione entrambi i sensi, sì. E quindi tutto il lavaggio eseguire così. Però questo, io vi sto facendo riferimento a un programma tipico, quello che insomma si usa principalmente è quello programma Cotoni. I sintetici, diciamo, possono essere
programma intensivo nella fase di lavaggio, ma dipende. Può essere alternato con intensivo o delle rotazioni un po' più standard, tra intensivo e standard. Poi, dopo trascorso i tot di minuti, che possono essere 30, 40, 50 minuti, un'ora di lavaggio, in alcune macchine, in alcune lavabiancherie, eseguono anche il mantenimento della temperatura nella fase di lavaggio, ma quello va a descrizione da ditta, da azienda a azienda. Però ci sono chi lo fa, chi mantiene per tutto il lavaggio la temperatura, che magari è 40 gradi, mantengono per tutto il lavaggio 40 gradi. Oppure ci sono lavabiancherie che invece, se tu attivi intensivo o la funzione allergy o il programma dedicato, il ciclo di lavaggio dedicato allergy, la lavabiancheria mantiene la temperatura per tutta la fase di lavaggio. Comunque, concluso tutto il ciclo di lavaggio, passiamo allo step dello scarico. Anche gli scarichi, la fase di scarico acqua oggi, la maggior parte delle lavabiancherie ormai lo fa a intermittenza. Ok, quindi cosa vuol dire? Che quando inizia parte la pompa di scarico, che è questa, ma noi immaginiamo che sia tutto collegata al corpo filtro qua, lasciamo stare che questo è un vecchio schema di vecchie macchine, però a noi che ci interessa, come vi ho già detto all'inizio, è capire gli step che esegue, o il ciclo di funzionamento, come vi ho spiegato l'altra volta, o gli step che esegue le macchine di gestione elettronica al giorno d'oggi. Eseguono uno scarico a intermittenza. Cosa vuol dire? Che nei primi 2-3 secondi parte la pompa di scarico, inizia a scaricare, poi si ferma per millesimi di secondi, si ferma e poi riparte quasi subito, quindi dopo un secondo via, e parte altri 3-4 secondi, poi si ferma ancora un secondo, poi riparte altri 3-4 secondi. Questo è solo un esempio, però si chiama scarico a intermittenza. E questo cosa serve? Serve soprattutto a fare che venga scaricato completamente, venga svuotata completamente la vasca, e soprattutto che non rimangano anche residui di schiuma. Ecco, e un'altra cosa: una volta svuotata la vasca, il presostato lineare, quello elettronico, non rilevando più la presenza di acqua in vasca, dà il consenso all'elettronica di iniziare la fase di distribuzione, si chiama, quindi delle rotazioni sui 90 giri al minuto, per distribuire la biancheria, bilanciare la biancheria, il cosiddetto autobilanciamento. Quando l'elettronica, tramite il motore a magneti, perché i motori a magneti non hanno più la tachimetrica, ma hanno un sensore all'interno, ma questo poi ve lo spiegherò. Comunque, quando il motore comunica alla scheda che il carico è bilanciato, inizia a dare i primi impulsi a una velocità di 300 giri,
ok, per eliminare o estrarre, diciamo, il grosso dell'acqua che la biancheria trattiene. E qui interviene sempre il sistema di scarico a intermittenza apposito, perché appena dà il primo spunto parte la pompa, subito prima, dopo il primo spunto parte subito la pompa di scarico per qualche secondo, poi si ferma. La macchina mantiene sempre in distribuzione la biancheria, poi ridà un altro secondo spunto a 300 giri RPM, in modo che dopo qualche secondo che lei è partita con lo spunto a 300 giri, a 300 RPM, parte quasi subito la pompa di scarico. E questo sistema è un sistema, secondo me, molto valido, perché serve anche per eliminare la schiuma in eccesso che si può formare durante la fase di scarico e centrifuga intermedia di fine lavaggio, e lo fa magari per un paio di volte, 3-4 volte questo. Poi inizia da 300 RPM a aumentare la velocità gradualmente fino a raggiungere i 1000 giri, ok? Circa 800-1000 giri. E questa viene definita centrifuga intermedia, che serve per togliere i residui di detersivo, o meno il più grosso di residui di detersivo che rimangono nella biancheria. E nella fase di centrifuga, di centrifugazione intermedia, sempre la nostra pompa di scarico funziona a intermittenza, come vi ho già detto, un secondo di pausa e 3 secondi di scarico. Io adesso do dei tempi così approssimativi, ma su per giù ci siamo. Ecco. E poi nella fase la macchina si comporterà allo stesso modo anche nella fase, negli step della fase di risciacquo, tranne che può mantenere o aumentare il livello di risciacquo e facendo sempre i rabocchi. Quindi ovviamente non c'è un riscaldamento dell'acqua, perché nella fase di risciacquo le rotazioni possono essere intensive o rotazioni standard intendo con delle pause di 4 secondi e rotazioni di 15 secondi. Ecco, queste sono, rientrano più nelle rotazioni standard, però questo può essere eseguito nella fase di risciacquo, avere un livello più alto, quindi da un livello basso di lavaggio a un livello medio o alto nella fase di risciacquo. Questa sempre a descrizione dell'azienda che produce, quel marchio che produce quella lavabiancheria e che realizza il software che gestisce le varie fasi della lavabiancheria. Ok? Queste sono le cose, gli step che la lavabiancheria esegue nella parte quando si va, nella parte quando si va a programmare. Parliamo sempre di macchine di lavabiancheria gestite elettronicamente, ok? Quindi questi sono i vari step che la lavabiancheria o le lavabiancheria di vari marchi eseguono al momento che noi premiamo il tasto avvio. Ok, spero di essere stato chiaro. Io ho cercato di essere il più esaustivo e il più contenuto possibile, però mi piace essere il più chiaro e diretto, in modo di
fare, comprendere bene quello che dico. Preferisco spendere 5 minuti in più, però che sia chiaro. E con questo noi concludiamo il nostro tutorial sul funzionamento in step proprio dei vari programmi, ma soprattutto del programma vario funzionamento base che fanno tutte le lavabiancheria, dal momento che noi diamo l'avvio, lo start alla macchina, quindi le prime fasi proprio del ciclo di lavaggio che esegue la lavabiancheria o tutte le lavabiancheria di oggi e di, diciamo, un paio d'anni ormai. Ok? Quindi noi ci ritroviamo, ragazzi, al prossimo appuntamento, ovviamente della settimana prossima, con un altro tutorial, e scoprirete dedicato a cosa. Il tutorial li potete seguire sul mio canale YouTube che si chiama Amplies 360, ma dovete fare riferimento, mi raccomando, spero di essere chiaro, riferimento a Gianluca Bombana 8899333. Questo rimane sempre il mio canale che è sempre rimasto 8899333, con l'aggiunta di Gianluca Bombana chiocciolina 8899333. Basta che voi mettete 8899333, trovate subito il canale che si chiama Amplies 360. Spero di essere stato chiaro, perché c'è stato un po' di confusione non percependo bene qual era o Amplies. Il canale si chiama Amplies 360, però il riferimento per trovare il canale è 8899333, che è il mio canale, che è il nome che è stato dato, o meglio una serie di numeri con cui ho chiamato il mio canale ancora dal 2008, quando ho creato il mio profilo su YouTube. Quindi è rimasto sempre quello, però l'ho chiamato in un modo diverso. Per trovare Amplies 360, ripeto, dovete andare su 8899333. Io, ragazzi, vi aspetto l'altra settimana, quindi la settimana prossima per essere preciso, con un nuovo appuntamento della serie dei miei tutorial che si chiamano È giusto sapere. Grazie a tutti e spero di essere stato il più esaustivo possibile. Grazie e vi aspetto.